La partecipazione dell'Italia alla Fiera Internazionale Prodexpo Mosca rappresenta l'occasione per riaffermare la presenza del Made in Italy sul mercato russo, duramente colpita dai tanti mesi di embargo. Una vera e propria missione che riafferma la volontà dell'intero comparto che punta a rafforzare la presenza su questo importante mercato estero. Presente anche il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, che al termine della sua visita a Teheran è volato a nord. In agenda l'incontro con il vice premier Dvorkovic dopo il meeting che ha avuto luogo a Roma il mese scorso. Match diplomatici che lasciano presagire un ipotetico avvio delle operazioni di disgelo politico e commerciale. La lunga mano della criminalità organizzata si insinua lungo tutta la filiera agroalimentare, dall'accaparramento dei terreni all'intermediazione dei prodotti, dal trasporto allo stoccaggio fino agli investimenti con l'acquisto di esercizi commerciali. Nel solo comparto agroalimentare, mafia e camorra producono oggi 240 reati al giorno, afferma la CIA Agricoltori Italiani, e generano un giro d'affari stimato di oltre 15 miliardi di euro. Una dichiarazione che arriva a poche ore dall'operazione della squadra mobile di Roma e del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, che ha portato a 7 arresti nei confronti di presunti apicali, affiliati e prestanome del clan camorristico Moccia, che operavano nella capitale nel settore ortofrutticolo e delle mozzarelle. Prosegue a muso duro la mobilitazione degli agricoltori contro il grano straniero. Teatro della protesta è il porto di Bari, dove ha luogo lo sbarco delle granaglie destinate alla produzione di pane e pasta. Almeno un pacco di pasta su due, ricorda Coldiretti, contiene grano straniero, ma l'etichetta non lo dice. Sotto accusa le politiche dell'Unione Europea, che non prevedono l'obbligo di indicare in etichetta la provenienza del grano importato. Un nuovo contrassegno coniato dal Poligrafico e Zecca dello Stato per certificare l'identità dell'olio d'oliva italiano dal campo alla tavola. Nessun margine d'errore sulla garanzia del prodotto, nessuna truffa dietro l'angolo. Uno strumento destinato a combattere ogni tipo di frode volta ad ingannare il consumatore distratto, che si traduce in denaro in 1,5 miliardi di euro all'anno sottratti al mercato dell'illegalità. Vediamo in una breve scheda i numeri che caratterizzano il mercato dell'olio extravergine Made in Italy. Oltre 800.000 aziende a vocazione olivicola, 440.000 tonnellate di produzione media annua, 500 le varietà d'oliva presenti sul territorio nazionale, 150 milioni di piante in produzione, 40 le denominazioni d'origine italiane riconosciute e tutelate dall'Unione Europea.